Con il primo giorno di scuola iniziano anche le lotte e quindi l'Unione degli Studenti Roma decide di lanciarsi la data del 9 ottobre per convogliare tutta questa generazione che si sente presa in giro da un governo che sicuramente antidemocratico e non ha ascoltato nessuno. Una riforma che appunto si prefissa come antidemocratica. E mettendo tutti i poteri all'interno di una dirigenza manager che potrà appunto decidere su tutti e nessuno potrà appellarsi a ciò. Appunto l'Unione degli Studenti si oppone a questa riforma che riceverà fondi dalle scuole private e appunto con un'alternanza scuola-lavoro sempre più sfruttata, cioè negli stage se ti dice bene puoi pulire i cessi. Quindi appunto quest'oggi, il primo giorno di scuola, 9 milioni di studenti in tutta Italia entrano con la riforma appena approvata a luglio, nonostante è stata ignorata dai governi o almeno è stato dato qualche contentino. Ovviamente noi non ci fermiamo qua e boicotteremo la buona scuola dall'interno, dall'esterno, nelle piazze e nelle strade. E invece, diciamo, da studente, questo è l'anno della maturità, però chiaramente è sempre difficile conciliare impegno e Certo, studio. Come però te la senti personalmente? personalmente mi sento preso in giro, sia dal punto di vista del governo, ma anche appunto io che voglio un paese che sia libero e democratico, non vedo perché una generazione non deve essere educata a ciò. Quindi appunto io mi lotterò fino alla fine, nonostante gli impegni, nonostante la maturità di quest'anno, per contrastare questa riforma. Perfetto, grazie.